Nell'anniversario di istituzione del Corpo di Polizia Locale, il sindaco di Fano annuncia l'entrata in servizio del vigile di quartiere e la fornitura agli agenti del distanziometro. È deceduto all'età di 79 anni l'avvocato fanese Giancarlo Rossi, già consigliere comunale e provinciale. Domani i funerali nella chiesa di San Cristoforo. Affidi facili, conferito l'incarico al consulente tecnico che si occuperà di analizzare il contenuto dei vari dispositivi sequestrati ai 5 indagati, oggi Santini ed Esposto presenti in tribunale. Carenza di spazi all'Istituto Alberghiero Santa Marta di Pesaro, oggi la protesta pacifica degli studenti delle classi quinte. Riqualificato l'impianto sportivo del quartiere di Vismara a Pesaro, danneggiato dall'alluvione del 2023. Il nuovo campo da calcio oggi è più sicuro anche grazie alla sistemazione del fosso, un doppio intervento che restituisce al quartiere un luogo di crescita per oltre 200 giovani. È un maestro d'arte e progettista ora in pensione, conosciuto negli anni 80 per aver realizzato vignette a politici locali. Dal 2006 realizza opere tridimensionali mai vendute né esposte. È l'energetico e creativo Sergio Diotallevi, fanese di 88 anni. Ginnastica, pallavolo, tamburella e pallone col bracciale. Stasera dopo il TG torna Sportissimo. Martedì 5 novembre, benvenuti a Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. L'amministrazione comunale di Fano oggi ha celebrato il 161esimo anniversario di istituzione del Corpo di Polizia Locale, un'occasione per fare un bilancio delle attività svolte e annunciare l'entrata in servizio del vigile di quartiere. Iniziamo da qui con Massimo Foghetti. La giornata è iniziata con una celebrazione religiosa nel Duomo di Fano, una messa tradizionale celebrata dal vescovo Andrea Andreozzi e partecipata da non poche autorità cittadine. In prima fila il sindaco Luca Serfilippi, con il presidente della provincia Giuseppe Paolini e alcuni esponenti di giunta. Non sono mancati inoltre i rappresentanti delle altre forze dell'ordine e di pronto intervento come i vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri, la protezione civile, che spesso collaborano con la polizia locale sul fronte dell'ordine pubblico e su quello dell'emergenza. Il ruolo e l'importanza degli agenti, così è stato sottolineato dal vescovo. Ed è bello che questa ricorrenza si celebri annualmente, perché la storia va avanti e perché un anno non è mai uguale all'altro, ma c'è sempre un servizio costante e allora è bene celebrare le occasioni di incontro, di condivisione, di collaborazione tra le varie istituzioni e soprattutto mettere in evidenza il servizio nascosto, quotidiano, che tante persone fanno per la comunità. Perché credo che si stia cercando di tessere delle relazioni significative e di puntare ad una educazione civica tra tutti, grandi, piccoli, giovani, adulti. Tutti abbiamo bisogno di creare relazioni, ma soprattutto di avere una coscienza del bene comune. E questo credo che sia un compito di tutti, una responsabilità di tutti. Il vescovo, tutti quanti sono chiamati a crescere ogni giorno nel senso del rispetto e del bene di una cittadinanza, di una comunità. La parte civile della cerimonia poi è proseguita nella Sala Verdi, dove l'introduzione è stata affidata ai bambini del coro Una scuola tra le note, diretti dal maestro Giorgio Caselli, che hanno eseguito l'Inno d'Italia. Quindi la comandante Anna Rita Montagna ha messo in evidenza il rapporto tra vigili e cittadini, improntato all'esigenza di far percepire un maggior senso di sicurezza, risolvere conflitti, rispondere celermente a ogni chiamata. Oggi la celebrazione del 161esimo anniversario è l'occasione per dire alla cittadinanza anche quello che è la nostra attività e ciò che facciamo. Ciò che più ci connota è proprio l'essere vicini alla cittadinanza con un presidio fisso e costante in centro storico e nelle zone più periferiche e aiutandoci anche con le strumentazioni tecnologiche che aiutano proprio in questo servizio di vigilanza al fine di dare risposta sempre
sempre più celeri e certe alla cittadinanza. Il comportamento dei cittadini fanesi è migliorato o è peggiorato rispetto al 2023? Noi confidiamo sempre in un miglioramento e per questo molti investiamo anche nell'attività preventiva con il presenziamento nelle scuole. Abbiamo oggi presentato un libretto fatto dal personale del nostro comando ad uso proprio delle scuole per un migliore insegnamento delle regole di educazione stradale. E ci stiamo dotando anche di strumentazioni, quelle che simulano guida in stato di ebbrezza e altro, proprio più specifiche per i ragazzi delle superiori, al fine di avere un contatto diretto anche con loro. Il sindaco, da parte sua, ha messo al primo posto la sicurezza, ponendo ad esempio l'operazione eseguita al Vittoria a Colonna, continuamente invasa dagli abusivi e trasformata in un centro per lo smistamento della droga, nonché le diverse operazioni eseguite in centro città per sedare risse, le intemperanze degli ubriachi e lo spaccio di stupefacenti. I numeri sono impressionanti, a partire da oltre 9.000 segnalazioni che sono pervenute in questi mesi al corpo di polizia locale, tantissimi interventi, un maggior controllo sul centro storico in particolar modo, ma anche sulle periferie. E a proposito delle periferie, oggi ho annunciato la costituzione dei vigili di quartiere, saranno un presidio, un riferimento sulla quale inizieremo a lavorare da oggi per far sì che ogni quartiere abbia il proprio riferimento all'interno della polizia locale. Vogliamo un corpo di polizia locale più vicino ai cittadini, quindi più attento alle esigenze dei vari quartieri. Ultima cosa, ma non di poco conto, è un investimento importante, circa 300.000 euro che approveremo in giunta come variazione di bilancio nei prossimi giorni per dotare tutti gli agenti di polizia locale dei distanziometri, di telecamere a indosso, sistemi anche di radio per intervenire in totale sicurezza nei confronti degli utenti che purtroppo vediamo troppo spesso e tante situazioni veramente deprecabili che succedono anche in centro storico e per la quale molto spesso la polizia locale interviene con l'ausilio anche delle altre forze di polizia. Quindi la sicurezza degli operatori deve essere sempre al primo posto. Conferma anche l'incremento dell'organico? Sì, nel PIAO, quindi nel piano delle assunzioni 2025, inseriremo nuove figure, quindi nuovi agenti di polizia locale. È deceduto all'età di 79 anni a causa di un brutto male l'avvocato Giancarlo Rossi, classicista che vestiva con naturalezza la toga in tribunale e la toga dei Cesari. La moglie Elena e la figlia Annalisa lo hanno descritto come un uomo ottimista che non aveva solo e sempre il bicchiere mezzo pieno, ma una brocca piena che distribuiva a chiunque, anche a coloro che non avevano nemmeno il bicchiere. Un uomo portato al riso, allo scherzo, alla convivialità, che citava i classici a memoria, di una umanità generosa nei suoi pregi e nei suoi difetti. Rossi è stato consigliere comunale, consigliere provinciale e liberal socialista. Entrò nel Guinness dei primati, hanno ricordato i familiari, per il numero spropositato di interpellanze al sindaco. Era grande amante del tennis e della vita cittadina e vogliamo ricordarlo così, hanno aggiunto Lena e Annalisa, che canta in bicicletta andando in tribunale alla Fano dei Cesari e al Carnevale. I funerali di Rossi verranno celebrati domani, mercoledì 6 novembre, alle ore 10 nella chiesa di San Cristoforo a Fano. E ora torniamo a parlare del caso riguardante l'affidamento di fondi pubblici a due associazioni di Pesaro. Questa mattina è stato conferito da parte della Procura di Pesaro l'incarico al consulente tecnico Gianfranco Del Prete di analizzare il contenuto dei dispositivi dei cinque indagati: Franco Arceci, Massimiliano Santini, Stefano Esposto, Eros Giraldi e Loris Pascucci, dell'inchiesta appunto sull'affidamento di risorse pubbliche a Stella Polare e Opera Maestra. Oggi in tribunale erano presenti Santini ed Esposto. Al termine della mattinata è intervenuto ai nostri microfoni l'avvocato Alberto Bordoni, legale di Franco Arceci. Sentiamo l'intervista. Credo di interpretare le parole e il pensiero del dottor Arceci nel dirvi che sicuramente c'è amarezza per un'ipotesi accusatoria, ma al tempo stesso rispetto per il lavoro della magistratura e fiducia in questo lavoro. Ecco, poi detto questo, credo che le attestazioni di stima, sia pubbliche che private, che in questi giorni ha ricevuto il dottor Arceci, dicano tanto del lavoro che ha svolto in questi anni
e credo che insomma valgano come più di una sentenza sin d'ora. Tutto qua. Cosa è successo oggi? Oggi c'è stato solo il conferimento di un incarico tecnico per verificare i supporti informatici che sono stati sequestrati, dovrà essere fatta una copia forense di questi supporti affinché venga poi analizzata con tutte le garanzie di legge. Dottor Acceci è sempre stato a disposizione della Procura, sin dal primo momento, lo è tuttora, per cui potrà sicuramente dimostrare, per quello che ovviamente sono le conoscenze che ha di questa vicenda, la sua totale estraneità. Poche aule e pochi laboratori a disposizione degli studenti dell'Istituto Alberghiero Santa Marta di Pesaro che questa mattina hanno organizzato una protesta pacifica. Vediamo il servizio. Carenza di spazi all'Istituto Alberghiero Santa Marta di Pesaro è quanto emerso questa mattina durante la protesta pacifica organizzata da un gruppo di studenti del quinto superiore. Nel mirino il secondo piano dell'edificio, lato Pesaro, chiuso perché avrebbe dovuto ospitare le classi di alcuni licei e forse accoglierà l'ITS, l'Istituto Tecnico Superiore. Una decisione a quanto pare non condivisa dagli alunni che vorrebbero il secondo piano per nuovi laboratori e nuove aule. Per la problematica che abbiamo al secondo piano Pesaro, perché è stato chiuso un piano, a noi ci servono delle aule che non vengono messe a disposizione e questo crea un grande disagio. È stato chiuso un piano agli studenti per far venire altri istituti, ma noi non abbiamo spazio nella nostra scuola, ci servono aule, ci serve l'aula insegnanti per i professori, i laboratori devono essere liberi per poter fare il laboratorio effettivamente nel modo sincero e vero. Siamo tutti qua appunto per protestare, per avere la nostra scuola indietro come era sempre stata. In questi mesi non è mancato il confronto tra gli studenti e il dirigente scolastico. Per la riapertura del secondo piano si era pensato all'autogestione anche per fronteggiare la carenza del personale ATA. L'idea però è naufragata in pochi giorni. Hanno proposto l'autogestione per riaprire un piano, per ridare l'aula professori ai professori, per ridare delle classi agli alunni, delle classi vere, non delle aule professori. Dal momento che è stata proposta questa cosa, lui inizialmente ha accettato, cioè ha comunque cercato di parlarci, di chiederci un confronto, di vedere se tutti eravamo disposti a, perché comunque dovevamo pulire i bagni, pulire le classi, cioè non è una cosa facile che tutti sono disposti a fare a 18 anni. E lui momentaneamente sembrava avesse accettato, giustamente ci devono essere delle parti comunque che deve decidere anche lui giustamente, però dal momento che tu ci vieni a chiedere un parere nostro di tutte le quinte, noi te lo diamo e tu te ne freghi a questo punto, allora noi ci operiamo. La protesta pacifica oggi è iniziata dopo le 8, poi a metà mattinata all'intervento di Roberto Franca, preside dell'Istituto Alberghiero, che ha chiarito così la vicenda. Noi siamo di quinta, esatto, noi siamo di quinta, siamo tutti maggiorenni, ci prendiamo in autogestione la pulizia dell'aula. Capite a me che questa cosa qua mi è piaciuta subito, nel senso ho detto cavolo, una bella presa di responsabilità dei ragazzi e tutto quanto. E quindi abbiamo detto, vabbè. Però dopo due giorni che è successa questa cosa, dove io, no, si stava attivando anche il modo di come realizzarla, perché un conto è l'idea, poi dopo bisognava che tutti erano d'accordo, cioè, allora, prima di lavorare su questo cosa è successo? Sono stato contattato dall'ITS, dal dottor Marchetti, che mi ha detto so che avete delle aule libere, cioè, possiamo magari, no? Occuparle noi, vi crea problemi? Io ho detto sì, ok, basta che mi dite cosa mi date in contropartita, gliel'ho detto subito secco. E loro mi dicono, beh, facciamo noi abbiamo dei laboratori molto attrezzati, qui si parla di direttore d'albergo, oppure nuove tecnologie, intelligenza artificiale per esempio nel campo del food and beverage, nella gestione insomma, ho detto, cavolo, c'è una bella cosa. Inoltre ci portano la fibra, perché a loro serve la fibra. E quindi in cambio ci diamo questo, l'utilizzo dei laboratori, ma soprattutto di personale. Quindi cioè, ci danno gli esperti che spiegano ai nostri ragazzi questa cosa. Ho detto, vabbè, comincia a essere una proposta, ho detto, ma quante aule vi servono? 4-5 aule. Ho detto, vabbè, secondo me non è nessun problema. Però ho detto, per correttezza, io ai ragazzi gli avevo detto questa cosa, adesso gliela voglio mettere nel piatto, quindi gli ho detto, guardate, c'è questa opportunità, secondo me valida. Ho visto che loro, in effetti, qualcuno era d'accordo, qualcuno...
ormai si erano fatti l'idea di avere un'ala tutta loro, no, di autogestione, e io gli ho detto: guardate, però qui c'è di contro, per la scuola c'è un grosso vantaggio, perché abbiamo l'opportunità appunto di usufruire di laboratori dell'ITS a titolo gratuito. Il comune di Colli al Metauro fa sapere che da domani 6 novembre e presumibilmente per la durata di una settimana ANAS chiuderà l'uscita e l'entrata della superstrada di Serungarina in direzione Fano-Roma per lavori di manutenzione che riguardano piante pericolose. E ora spazio alle vostre segnalazioni. Un nostro reporter di strada ha inviato due fotografie scattate nel parcheggio di via Mura San Gallo a Fano, che costeggia i giardini Bracci. In uno scatto si evince il pericolo che un'auto possa slittare nel giardino sottostante, nell'altro invece le problematiche che riguardano il passaggio pedonale. In origine, ha scritto il telespettatore, era segnalato il divieto di sosta con una croce gialla, ma sono anni che non viene rifatta la segnaletica orizzontale e la discesa ai giardini per carrozzine di disabili è impedita dai veicoli parcheggiati. Ci spostiamo invece in zona Sassonia, esattamente all'incrocio tra via Bramante e via Caduti del Mare, dove un altro reporter ha girato questo video per mostrare un attraversamento pericoloso a causa di buche e avvallamenti. Sarebbe meglio togliere il tutto, ci ha scritto nel messaggio, e fare un semplice attraversamento pedonale senza mattoncini. Con Cristiana Guerra abbiamo incontrato Sergio Iotalevi, fanese di 88 anni, che con la sua genialità crea opere tridimensionali realizzate su stampe di stoffa arricchite da elementi naturali, opere che in futuro vorrebbe donare alla Lega del Filo d'Oro. Sergio Iotalevi è nato a Fano il 7 settembre 1936. Diplomato maestro d'arte, ha lavorato come disegnatore e progettista all'ufficio urbanistico della città. Ha iniziato a fare vignette nel 1983 a colleghi, amici e politici dell'epoca. Nel 1990 ha raggiunto notorietà con Hobby in Mostra, organizzata dal CRAI di Fano e Pesaro. Nel 2006 ha iniziato a fare quadri tridimensionali, mai venduti né esposti. Oggi siamo in compagnia di Sergio Iotalevi. Sergio ha 88 anni, è un ex disegnatore progettista e sin da giovane ha avuto un hobby, quello di realizzare vignette. Ecco, che vignette realizzava? Sono di vario tipo, soprattutto vignette ai politici locali, agli amici e colleghi di lavoro. E così lo facevo per far sorridere un pochino. Ecco, vogliamo ricordare quali erano questi personaggi? I personaggi politici dell'epoca, perché parliamo degli anni 90, il professor Berardi, poi c'era Bonetti, c'erano tanti altri, poi c'erano i vari sindaci. Avevo una mano come disegnatore e quindi mi sono così dilettato a fare queste vignette. Poi, oltre alle vignette, ho continuato realizzando delle opere. Ho cominciato a fare dei quadri tridimensionali. Vediamo da dove parte. Piano, inizio magari dall'alto, ci metto questi elementi, in questo caso qui ci dovrei mettere il cartone e poi dei batuffoli di cotone per dargli la dimensione dovuta. Ecco, logicamente guardo le varie profondità, devo guardare gli elementi che sono avanti e quelli dietro, quelli avanti devo dargli più spessore. Ad esempio, alle nostre spalle c'è, diciamo, un'opera dal titolo L'abbandono, perché lei usa dare ad ogni sua opera un titolo. Esatto, sì, L'abbandono. Erano cinque cagnoline in un cesto. Ho creato, diciamo, l'habitat di un bosco e ho messo questo cesto di questi cinque cagnolini. Ho usato del cartone sagomato, lo sagomavo con le mani, lo incollavo e creavo questo cesto. Ho dovuto mettere delle cortecce dell'albero, ho creato proprio l'albero, Ci ho messo anche altri elementi come dei funghi, legnicoli, dove ci si appoggiavano gli animali, gli uccellini, eccetera. In questa stanza vediamo altre due opere che lei ha realizzato, tipo ad esempio Ultimo Paradiso oppure I Sopravvissuti. L'Ultimo Paradiso praticamente sono due orsi che guardano i loro cuccioli e questi due orsi sono sulla banchigia che si spezza. Il ghiaccio si sta sciogliendo e quindi loro sono preoccupati per i loro cuccioli e mettono: sopravviveranno? Sicuramente occorre tanta pazienza, tanto lavoro e tanto impegno. Tanto lavoro. Ci vuole molta pazienza e molto lavoro, perché con la pazienza le cose vengono più belle, più rifiniti e più curati.
Torna anche quest'anno il Natale che non ti aspetti, il progetto di punta del Comitato Umpli di Pesaro Urbino che coinvolge poco meno di 30 proloco della provincia unite in rete per promuovere una serie di eventi natalizi. Per dare il via alla manifestazione più magica dell'anno, sabato 3 novembre alle ore 18, si accenderanno le luci sul palco del Teatro della Fortuna di Fano per il gran galà dell'evento dedicato al cuore pulsante di tutte le iniziative che si svolgeranno dal 23 novembre 2024 al 6 gennaio 2025. Durante la manifestazione ad ingresso riservato a istituzioni e personalità del mondo delle proloco si esibiranno il coro di Voci Bianche in Canto e la cantante Angelica Gennari che eseguirà brani caratteristici del Natale. Spazio alla comicità e al divertimento invece nella seconda parte della serata che dalle ore 21 vedrà protagonista il San Costanzo Show in uno spettacolo dal titolo Ultimo Tanga a Tonga, in parte dedicato alle proloco e in parte aperto al pubblico. A Pesaro è stato ripristinato l'impianto sportivo del quartiere di Vismara danneggiato dall'alluvione del 2023. Il nuovo campo da calcio oggi è più sicuro anche grazie alla sistemazione del fosso, dunque un doppio intervento che restituisce al quartiere un luogo di crescita per oltre 200 giovani. L'alluvione di maggio 2023 aveva reso inutilizzabile il campo da calcio a Vismara a Pesaro ed è stato importante l'intervento del comune per riqualificare la struttura. L'intervento è importante per i tempi e per la sostanza perché a distanza di poco più di un anno dall'alluvione del 2023 questo campo, questo intervento da 700.000 euro ha visto una riqualificazione completa. Erano passati pochi giorni dall'alluvione quando insieme ai tecnici del comune e le società ci siamo trovati proprio qua per vedere i danni di quella ondata di maltempo e nessuno tra i presenti poteva pensare che in così poco tempo si potesse fare un investimento che potesse riportare vita e una comunità a rivivere questo bellissimo impianto sportivo, un impianto che la società ha sempre tenuto con tanto amore, con tanta passione, che finalmente potrà riospitare la propria squadra. Un intervento importante anche perché un investimento sugli impianti sportivi significa anche un investimento sulla socialità e sul valore sociale che questo rappresenta. Prima citavo un dato, nel 2023 in Italia gli investimenti sugli impianti sportivi hanno generato ben 12 miliardi di ricchezza di impatti positivi in termini di sicurezza, di aggregazione, di valore sociale, di volontariato e anche di avvicinamento ai giovani alla salute. E quindi questo è un intervento importante per la comunità, per il quartiere, fortemente voluto e sono molto contento e ringrazio la ditta che ha lavorato, tutti i tecnici del comune che hanno seguito con attenzione questo intervento e davvero la società che si è sempre stata accanto. Oggi tornate sul vostro campo, è sicuramente una serata molto emozionante. L'emozione c'è perché è stata una cosa inaspettata l'alluvione di 2 anni fa, visto che noi avevamo un impianto fatto da 2 anni e che praticamente è stato distrutto in 1 ora e mezza. Perciò oggi è stato veramente un'emozione e poi soprattutto vedere tanta gente che ha partecipato, tutta Pesaro, diciamo sportiva, tutta Pesaro del calcio, sono venuti a renderci omaggio di questa cosa. E continueremo ad occuparci di sport tra poco con la nuova puntata di Sportissimo. Sentiamo da Andrea Amaduzzi le discipline protagoniste della nuova puntata. E si aprirà con la ginnastica la puntata di stasera di Sportissimo. Accoglieremo il presidente della Federginnastica, Gherardo Tecchi, e con lui commenteremo i risultati straordinari che la ginnastica azzurra ha colto alle recenti Olimpiadi. Poi la pallavolo con il commento della sconfitta che la Summer System Essence Hotels ha patito domenica al Palace Allende e il punto sull'attività dell'Adriatica Volley con il presidente Massimo Gabbianelli e il dirigente Andrea Ceccarelli. Infine una virata sul pallone col bracciale e sul tamburello con il gruppo sferistico Mondolfo e il vicepresidente Enrico Sorcinelli e il dirigente Romolo Piccioli. A tra poco! Termina qui il telegiornale, tra poco il meteo e poi a seguire la nuova puntata di Sportissimo. Grazie per averci seguito e buona serata.